Sto leggendo un nuovo libro di padre Maurizio Botta, mio confratello nell'oratorio di Roma. Nasi lunghi, gambe corte. È dell'editrice Studio Domenicano di Bologna. Raccoglie domande di giovani e adulti, credenti e non credenti, alle prese con le tematiche esistenziali di ogni tempo, lette alla luce della fede. Oggi ne propongo una. Scrive l'autore: c'è un mostro che soffoca oggi la vita. È l'ansia, che venendo costantemente iperalimentata, rende indisponibili all'attesa, segue la logica del tutto e subito e ci fa perdere il gusto di aspettare. L'ansia è uno stato della mente e del corpo che in determinate circostanze tutti gli esseri umani conoscono e sperimentano. Esiste un'ansia positiva che ci consente di adattarci meglio all'ambiente e alla realtà che ci circonda, che aumenta il nostro stato di vigilanza e ci aiuta a focalizzare un elemento degno di attenzione. È un'ansia altrettanto benefica che si manifesta come percezione di vulnerabilità relativamente a quando abbiamo paura di perdere. Se contenuta entro certi limiti, l'ansia è dunque un fattore positivo legato alla capacità previsionale dell'uomo rispetto al futuro. L'ansia negativa, invece, è disadattiva e consiste nella sovrastima del pericolo e nella sottostima delle risorse personali per fronteggiarlo. Una simile ansia è anche il male spirituale di ogni tempo, che nasce dall'illusione di poter controllare la realtà, dal delirio d'onnipotenza sulle nostre capacità, dalla schiavitù logorante di voler affermare se stessi. Contro l'ansia il rimedio è uno solo: rimanere nel presente, fidandosi del fatto che c'è un Padre che ci ama, e offrire a Dio la sofferenza dei propri respiri dolorosi, che talvolta sembrano soffocarci, nella consapevolezza che è Cristo il metro di giudizio del proprio valore.